Salve a tutti, oggi facciamo una nuova ricetta, facciamo una torta con mousse al caffè e al cioccolato e sotto facciamo una base croccante come quella che va fatta nei cheesecake, cioè con i digestive e il burro. Adesso vi faccio vedere come. Allora, abbiamo bisogno di 250 grammi di digestive, biscotti digestive tritati, 80 grammi di burro sciolto per fare il fondo croccante. Allora, per la mousse al cioccolato abbiamo bisogno di 125 grammi di panna liquida e 180 grammi di cioccolato fondente e 125 grammi di panna montata. Questo è per la mousse al cioccolato. Mentre per la mousse al caffè abbiamo sempre 125 g di panna liquida con 10 g, che poi va fatto a piacere, di caffè solubile sciolto, cioè si fa scaldare un pochettino la panna, ci si mette il caffè solubile e si gira. Quando uno arriva al sapore che gli piace, comunque di solito stanno sui 7-8 g per 125 g di panna. Poi di cioccolato bianco ne mettiamo di più, quindi 250, perché il cioccolato bianco tira meno. Poi dopo la dose, tanto ve la scrivo sotto la descrizione. E 125 panna montata. Ovviamente la panna montata è già zuccherata, eh? La zuccherata a piacere vostro. Adesso andiamo a vedere. Allora, facciamo il fondo con il burro sciolto e i digestivi. Questo è semplicissimo, ma è molto efficace. Questo fondo croccante è buonissimo, eh? Volendo si può fare anche con lo Stroessel o col crumble, però così si fa prima e è molto buono. Poi a piacere, se uno vuole, si può mettere anche un po' di farina di mandorle o di nocciole. Adesso andiamo a fare il fondo, che è uguale a quello che si fa che poi l'abbiamo fatto l'altra volta, all'altro video, la cheesecake. Stavolta lo facciamo un pochettino più alto. Facciamo anche un minimo di bordino. E poi per pareggiarlo bene si possono usare anche le mani, eh? Non è che le mani non si possono usare. Adesso lo mettiamo al frigorifero e lo facciamo tirare. Lo prendiamo dal congelatore. E questa si è solidificata. Adesso cominciamo a fare la mousse. Facciamo prima cosa la mousse al caffè. Allora, prendiamo 125 grammi di panna, che ho detto prima, con il caffè solubile sciolto, e si scalda a microonde. L'ideale sarebbe a 70 gradi, se avete un termometro, perché così quando andiamo a sciogliere il cioccolato, se no, se è troppo bollente, tirerà di meno, perché cioè il cioccolato si rovina a temperature troppo alte. Adesso facciamo scaldare questo.
dovrebbe essere pronto. Se non avete il microonde si può fare anche sul fornello, eh? Anche se poi c'è il cioccolato bianco, non è cioccolato, eh? Tipo una ganache. E poi lo stesso procedimento lo facciamo con il cioccolato, per fare la mousse col cioccolato nero. Ecco, adesso la metto al frigo. Adesso ho appena tolto dal microonde la panna per fare, tanto il procedimento è lo stesso di prima. Ecco, qua tocca stare attenti con le temperature, perché quello bianco abbiamo detto che non è il cioccolato, quindi si lavora in maniera diversa. Invece questo qua è il cioccolato, se la temperatura è troppo alta si rischia di rovinare il cioccolato, quindi 70 gradi sono perfetti. Calcolate che io per questa quantità di latte gli ho dato 2 minuti al microonde a media potenza, quindi sui 600, così 700. Stesso procedimento di prima, poi lo mettiamo a freddare. Tanto ci vuole poco a freddare, perché noi inserendo il cioccolato già si fredda di per sé. Ecco fatto. Già sta tirando un pochino. Facciamo un po' raffreddare. Il caffè, vedete come sta prendendo, è abbastanza freddo, non proprio freddo, però diciamo a temperatura ambiente. Mettiamo la panna, dopo lo verserò qui dentro per girarlo meglio, perché bisogna lavorare sempre larghi. Adesso faccio così per raffreddarlo ulteriormente, tanto poi andrà al frigo a rapprendere questo. Adesso andiamo a lavorarla bene. Adesso ci aiutiamo con la frusta. E la mandiamo a raffreddare. Ecco, adesso deve tirare. Facciamo lo stesso procedimento di prima. Questa è abbastanza raffreddata, vedete? Facciamo come prima, a metà. Ovviamente quella scura tira prima. Ci aiutiamo con la frutta. È semplicissimo. Questo è un tipo di mousse. Le mousse si possono fare in diverse maniere. Questo è un tipo, è molto semplice, ma è buonissimo. Poi se volete la potete fare in un gusto solo, due gusti. Caffè e cioccolato è la compiata proprio vincente. Ecco fatto.
Adesso mettiamo a raffreddare pure questa. Allora, abbiamo tirato fuori la mousse al caffè, che ancora deve tirare del tutto, però siccome sotto voglio fare uno strato liscio, basta un quarto d'ora, 20 minuti di frigo per poterla spalmare, e poi sopra gli faremo una decorazione con quella al cioccolato. Ecco, adesso gli diamo 10 minuti al congelatore solo per fermarla e poi facciamo sopra la decorazione al cioccolato, perché il cioccolato tira prima, quindi è pronta per la decorazione. Abbiamo tolto dal congelatore, adesso prendiamo una sac à poche con una punta come volete voi, io ho scelto questa liscia, potete farla anche frisata, come volete voi. Questa, vedete, nello stesso tempo è diventata più lavorabile di quella al caffè, perché il cioccolato nero tira di più. Comunque questa al caffè, se stava ancora al frigo, tirava come questa, infatti dopo al congelatore tirerà anche per essere sformata. Questo caffè al cioccolato è spettacolare a mangiarla. Adesso la mettiamo al congelatore e tra 2 ore la tiriamo fuori e vi faccio vedere una sorpresa come decorazione. Allora, l'abbiamo tolta dal congelatore, adesso la togliamo dallo stampino. La mettiamo direttamente nel piatto. Adesso voi potete decorarla o con dei cioccolatini ai lati o per una fila per traverso. Io ho fatto una decorazione e poi farò un video per far vedere come si fanno. Una decorazione al cioccolato. Usiamo un po' più professionale. E questo è il risultato di un'ottima torta mousse caffè al cioccolato, caffè e cioccolato, e sotto è il fondo croccante con, come ho detto prima, con i digestive e il burro. Come vedete è molto semplice. L'importante sono quando sciogliete la cioccolata nella panna, come ho detto prima, la temperatura non deve essere troppo alta, se no altrimenti si rovina il cioccolato. Poi si fa raffreddare a temperatura ambiente e si alleggerisce con la panna, come vi ho fatto vedere, giusto per comunque la ricetta, diciamo le quantità, se non ve le ricordate sotto la descrizione le metto tutte, così senza che le scrivete le vedete direttamente là. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video.